Way. Un saluto da Marco Mix sul beat di Goldie. Oggi Baba Bia Style un po' influenzati. Facebook.com/OccupyDJ, chiocciola OccupyDJ su Twitter. Siamo già collegati via Skype con The Big Puglia di Ortopedic. Puglia! Sì raga, come state? Come stai? Bene, cos'è? C'è un terremoto lì? Sì, praticamente non mi sta funzionando il collegamento Skype del computer e quindi sono con i miei iPhone. Quindi stai degenerando. Come stai, frate? Sì. Bene, bene, grazie. Bene. Sei affarato di brutto, guarda, neanche ti dico. Ma anche per la news. Fra poco finalmente... Sì, di tutto. Anzi, no, io sto aspettando, vabbè, poi ti dirò. Dai, poi mi dirai, vabbè, capirà anche la gente sì. Cosa stiamo parlando ogni volta qui. Che news ci porti, Puglia? Allora, sono passate 2 settimane, mi dispiace per la settimana scorsa, ma ho avuto un po' di problemi, quindi ho rimandato questa settimana. No per quanto problem. Riguarda le produzioni americane... ci sono degli album che non sono prettamente hip hop. Parliamo con quello di Mark De Clive. Per chi non lo sapesse, Mark De Clive è attivo nella scena mondiale da una vita proprio. È uscito un suo nuovo album veramente bello, con delle produzioni che variano dal jazz al new soul e anche cose abbastanza street, chiamiamole hip hop. Molto vario. Per quanto riguarda invece le produzioni italiane, questa volta non so se definirla prettamente italiana. Io sono affascinato tantissimo da una traccia del nuovo album di Fibra. E quella è una traccia che non credo che la gente gli piaccia più di tanto, ma è prodotta da o da Odo o la Yosh, credo, e sarebbe Dodda Genius lui. Perfetto. E poi un'altra traccia che invece dovrebbe essere nella bonus track, del quale però non so come mai, ragazzi, tendo a sottolineare questo punto. Su iTunes hanno un problema e non mi fanno leggere il produttore, quindi non so chi sia il produttore. Dissing a quelli di iTunes. Però c'è un tempo, guarda, vi assicuro. C'è Puglia un tempo dissa al quelli di iTunes. Lo posterò sulla mia pagina Facebook. Perfetto. Il produttore invece che vorrei sottolineare per questa settimana si chiama Dr. Hesp. Credo che sia il nome così perché su SoundCloud risulta come Dr. Hesp. Ok, stiamo parlando comunque di produttori italiani, la scena italiana. Produttori italiani. Perfetto. Questi due. Un'altra cosa che è forse ipnotica è un brano che è uscito da poco e vede la collaborazione tra Prodigy e Mac Miller, un duo un po' particolare. Sì, il brano è prodotto da The Alchemist e ha un qualcosa di ipnotico. Alchemist, vabbè, Prodigy. Però io non so che cosa possa essere, ma una di quelle tracce che quando l'ascolti dici, cavolo, non mi sembra niente di che. Invece è veramente, veramente molto interessante. Andatela a sentire, dopo il quinto o sesto ascolto credo che faccia prendere. Ma Prodigy comunque inganna, voglio dire, a parte che uno dei miei preferiti, Big Up P, se ci stai seguendo dal Queens, però nel senso loro sono così, molto ipnotici, anche i beat di Alchemist, abbastanza sì, classici. Sì, io non so se sia ipnotico in questo caso Prodigy, oppure sia il brano in di sé, però la combinazione è veramente ipnotica. Figata. Insomma, ci hai riempito di news. Grandissimo Puglia, noi ci sentiamo. È sparito? No. No, cosa sta succedendo? Casini in casa Puglia. Io ti saluto, ricordo la tua mail, theorthopedicmusic@gmail.com. Già ho fatto io. theorthopedicmusic@gmail.com. Non mi mandate gli allegati di nuovo, i link SoundCloud, basta che un link. Esatto. Se no non me li fa aprire, me li manda come spam, ragazzi. Se no, Puglia si arrabbia. Adesso anche i Juice Rockers, noi andiamo con Drake. Bella The Orthopedic, go! Andi, ciao ragazzi!